Napoli è una città stretta fra due vulcani, il Vesuvio che incombe a est e i Campi Flegrei a ovest. Nel corso del tempo il rapporto tra la popolazione residente in quest'area e il Vesuvio o i Campi Flegrei è stato quanto mai complesso, fatto di fughe e ritorni, distruzioni e ricostruzioni, oblio e memoria. Se il Vesuvio e o l'eruzione di Pompei del 79 AD sono associati da quasi tutti ad attività eruttive imponenti con possibili effetti catastrofici, pochi o molti meno conoscono a fondo i Campi Flegrei e la loro attività eruttiva passata ed il possibile impatto di una nuova eruzione. Concentriamoci su questi ultimi. I Campi Flegrei rappresentano un vulcano attivo che include la parte ovest della città di Napoli ed è grossomodo centrato sulla cittadina di Pozzuoli. Se prima degli anni 50 del XX secolo si riteneva che i Campi Flegrei fossero un'area vulcanica caratterizzata solo da alcuni centri eruttivi monogenici, gli Astroni, Capomiseno, Nisida, sono ormai molti decenni che essa è conosciuta come una caldera vulcanica. La caldera dei Campi Flegrei misura circa 13 km di diametro ed è grossomodo centrata sulla città di Pozzuoli e si sviluppa su un'area compresa tra Cuma a ovest e le colline di Posillipo a est e Camaldoli a nord-est. Il limite verso nord è in prossimità dell'area di Quarto. E all'interno di questo imponente sistema vulcanico, formatosi a causa di due molto violente eruzioni esplosive, che si è sviluppato il vulcanismo monogenico più recente che ha dato luogo a quei centri eruttivi di cui parlavamo prima, e all'interno di questo sistema che da millenni si verifica il bradisismo. Il raffronto tra la carta geografica del Touring Club, che li raffigura nel 1927, e la foto satellitare della NASA del 2012, documenta bene come in soli 85 anni le aree urbanizzate siano passate da essere molto ridotte ad occupare quasi interamente la caldera dei Campi Flegrei. Questo elevatissimo livello di antropizzazione è esemplificato da una densità media nell'area flegrea di oltre 2600 abitanti per chilometro quadrato.